Rieccoci qua. Allora, la buonasera, siamo in diretta, live runners e runners e benessere se vi piace di più. Tradizionale appuntamento del mercoledì sera con il super prof Fulvio Massini, che tra poco dovrebbe essere con noi. Stasera non c'è Stefano Giovannetti impegnato in una gara a coppie in quelle delle panche, si chiama così la società, e tra poco vedo se riesco a beccare insieme a noi, o meglio, a collegarsi Fulvio Massini. Vediamo se i consulenti sportivi è già con noi. Il buon Fulvio, intanto vedo Paola, poi Stefano, e vedo tanti altri che si stanno come sempre collegando. Vediamo, si stanno collegando con noi. Aldo, io sto arrivando, dice Fulvio Massini, che è un po' in ritardo, però ci siamo. Allora, intanto spero che sia stato un bellissimo fine settimana per voi, tante gare, Colle Maratona dell'Elba, poi mezza maratona di Lucca per rimanere in Toscana, ma le gare erano veramente tante, tante, tante. Sul nostro sito internet, o meglio, sulla nostra pagina Facebook, trovate proprio in questi giorni e tante cose, tra cui un'intervista esclusiva al nostro amico Leonardo Fabbri, l'atleta fiorentino pesista, ha stabilito la miglior prestazione al mondo nel 2024, e quindi questo fa ben sperare, andando vicinissimo al record di Alessandro Andrei. E poi soprattutto ricordo che il buon Leonardo è anche stato secondo lo scorso anno in occasione dei mondiali di atletica leggera a Budapest. Allora, vediamo se Fulvio Massini arriva. La devo sentire anche per una cosa, e tra poco andremo a collegarci con il buon Fulvio. Stasera parleremo di bis. Allora, vediamo se il buon Fulvio è con noi, e ci mancherebbe altro. Eccoci qua. Eccoci qua. Allora, sistemati che andiamo a iniziare, come si dice. Sabrina ci dice la buonasera, zio Eugenio è arrivato con, era a Milano, mi sembra, a fare la 6 ore, se non ricordo male. E poi Alessandro, ripeto, stasera, ma in via del tutto eccezionale, sostituisco il buon Stefano impegnato in una gara, in quella gara Accoppi. coppie alle panche. L'ha mai fatta quella gara, No. Fulvio? È una delle poche che mi mancano. E vabbè. Allora, Fulvio, fine settimana all'Isola d'Elba con tanti atleti, fortunatamente domenica un buon tempo e soprattutto tanta partecipazione. Che fine settimana è stato per te? Per me è ottimo perché io sono stato alla guardia da Firenze, come previsto, e anche lì siamo stati bene perché c'era tanta gente. All'inizio c'erano pochi iscritti, dopo sono arrivati. Siamo arrivati a essere 1500 persone, compresi i bambini. Molto bello, veramente bello. Il percorso è meraviglioso. Si sa benissimo. Abbiamo fatto quattro giri in centro e dopo siamo andati a piazzale Michelangelo. Anche lì a Firenze, giornata bellissima. Quindi ce la siamo veramente goduta. Bello vedere tanti bambini correre. Abbiamo fatto il riscaldamento, visto che era il cinquantennale, abbiamo fatto anche un bellissimo giro tondo. Io e Giancarlo Romiti abbiamo preso tutti i bambini che c'erano per la mano e ci siamo messi a fare il giro tondo in mezzo a Piazza del Duomo. Ti posso dire che è stato un momento molto emozionante, almeno per me e per quelli che come me praticamente hanno visto le 50 edizioni, hanno partecipato in vari modi, io a tutte le 50, no, ma credo 46 o 47 o 48 addirittura, non me lo ricordo. Devo essere stata sempre soltanto una o due volte. Beh, insomma, Quindi veramente bello. Festeggiare questo cinquantennale è stato molto emozionante. un bel traguardo. Intanto l'Atletica Campi ci raggiunge, come ci ha raggiunto Paola, che ci saluta. Stasera ci dice c'è anche lei. Fulvio, stasera parliamo del bis. Innanzitutto, tradotto in soldoni, che tipo di allenamento è il bis? Il bis è un tipo di allenamento che è molto simile al tris. Diciamo, prima è nato il tris, dopo è nato il bis. L'abbiamo spiegato l'altra volta, no? Come è nato il tris e come sono nati questi tipi di allenamento.
Sono nati in forma spontanea. Forma spontanea cosa vuol dire? Vuol dire che forse qualche volta ci sarà anche se, caro Fabio, quando si usciva a correre agli assi, no? Ti ricordi, di giorno all'una, si usciva, c'era sempre qualcuno che andava a tirare e poi qualcuno tirava troppo più forte, qualcuno si arrabbiava, si rallentava, però si correva un po' chiacchierando e dopo ritonfa c'era qualcuno che ripartiva. E così un giorno ho deciso di codificarli questo modo di correre e così è nato il Tris. Poi dal Tris è nato il Bis, cioè invece di fare tre cambi di velocità, diciamo in un allenamento si fanno nove cambi di velocità, abbiamo deciso di farne meno, cioè di fare due cambi di velocità invece di tre. E così, come avremo modo di vederlo fra un po', è nato quest'altra forma di allenamento, che è molto utile perché serve per allenare varie caratteristiche dell'organismo. Abbiamo detto più volte che uno degli errori principali che uno può fare è allenarsi sempre nello stesso modo, convinto di allenare sempre la stessa caratteristica. Invece, lo stimolo perché sia, o meglio, lo stimolo per essere ancora più scientifici, l'agente stressante, lo stresso, perché l'allenamento è un agente stressante. E attraverso questo agente stressante si esce dall'omeostasi, cioè da quella situazione di equilibrio, e si raggiunge un livello di equilibrio più alto, riesce ad allenarsi e a creare degli adattamenti che poi sostanzialmente gli permettono di andare forte o comunque di vivere la corsa in modo migliore. Ecco, allora si possono mettere nello stesso allenamento vari mezzi di allenamento, o meglio, varie parti di mezzi di allenamento, e così si ottiene un allenamento molto, molto utile, ma soprattutto molto divertente, Allora, perché appunto. si toglie, scusa, finisco, Vai. perché diventa molto meno noioso fare i bis piuttosto che i tris e non la corsa lenta, che chiaramente a volte può essere utile, ma non sempre. Allora, io ti farò sicuramente qualche domanda e poi il grosso delle domande noi le aspettiamo da voi, come sempre, grazie alla disponibilità di Fulvio Massini. Prima domanda. Il bis si fa da soli o si può correre anche in compagnia o entrambe le cose? No, il bis nasce come allenamento da fare in compagnia, ma si può fare in entrambi i modi, il bis da solo o il bis in compagnia. Io vi posso dire, oggi pomeriggio, stasera, prima di iniziare questa trasmissione, mi sono fatto un bis da solo. Avevo poco tempo e quindi mi sono fatto un bis di 6 km, facendo 2 km lenti e 1 km più veloce, che non necessariamente bisogna guardare il cronometro. Basta seguire anche il ritmo respiratorio o la percezione dello sforzo. Io, nello specifico mio di stasera, ho fatto 2 km a corsa respirazione facile, percezione dello sforzo 2-3, dai. E poi mi sono fatto un bill un po' tirato, non vi sto a dire esempi perché sono ridicoli, comunque a corsa respirazione impegnata. Poi ho corso altri 2 km tranquilli e ho finito l'allenamento corto di stasera tirando il più possibile, quindi respirazione impegnata l'ultimo miglio. Questo è un modo per fare i bis. Se avessi avuto più tempo stasera avrei fatto un altro tipo di allenamento che quello che avevo pensato di fare, e sarebbero stati 10 km. Avevo pensato di fare 2 km e 2 km lenti, 500 tirati, 2 km lenti, 500 tirati per 4 volte, quindi sarebbe venuto fuori 10 km cambiando ritmo ogni 2 km. Ovviamente ci avrei messo un 500 invece che un 1000 come ho fatto stasera. Beh, queste sono due esempi di varianti in cui si mette lento e una prova ripetuta da 500 metri, oppure in quella che avrei dovuto fare, che avrei voluto fare, oppure nel caso specifico di stasera sarebbe stato 2 lenti più 1000, 2 lenti più 1000, ecco questo. Ma ci sono anche altri modi di impostare il bis, che ora, se ci sono domande, mi fermo un attimo, se no via via ve li Allora, presento. io ho altre 4 o 5 domande, sicuramente curiosità anche personali, ma soprattutto per chi ci ascolta. Questo tipo di allenamento si fa per forza in un terreno in pianura o può essere anche collinare? No, si può fare da qualsiasi parte. Chiaramente in collina bisogna farlo non guardando i tempi, ma guardando la percezione dello sforzo.
Cioè, se uno fa un bis collinare, chiaramente quando fa la salita e c'è la salita, a parte c'è la corsa lenta, la deve fare molto piano. Deve arrivare a correre a corsa a respirazione facile o leggermente impegnata. Chiaramente la salita non deve essere di 14%, ma deve essere una salita di 3-4%, in cui comunque si possa correre. Poi la parte veloce, uno cerca di impegnarsi, la fa a corsa a respirazione impegnata e la fa a quella maniera. Volendolo fare con si può fare anche sullo serrato, chi fa trial lo può fare tranquillamente sullo serrato, anzi secondo me per chi fa trial è un ottimo allenamento perché si è fatto sullo serrato, ma anche fatto sull'asfalto, perché comunque si porta a delle variazioni di ritmo che nei percorsi trial, o caro Fabio, giusto per anticipare un po' una cosa, anche negli serrati come quello per esempio dell'Eomalatonale del Chianti, dove noi andremo fra un po' insieme, si può fare benissimo, capito? L'importante è cercare di stabilire se farlo seguendo la percezione dello sforzo, o comunque, come a me mi piace da tanto tempo, la respirazione, il livello, l'intensità della respirazione, oppure farlo guardando il cronometro, guardando il Garmin. Questo dipende. Chiaramente se si guarda il cronometro, si guarda il Garmin, è meglio farlo, non dico in pista perché è un allenamento troppo lungo per farlo in pista. Vabbè, se uno fa l'allenamento fatto stasera di 6 km, lo può fare anche in pista, ma se uno decide di fare 12, 14, 16, 18 km, ebbene lo faccia fuori, capito? Ok. Allora a quel punto lì si guarda il tempo, si guarda il ritmo e si decide cosa fare. Ecco, Fulvio, il bis, distanza minima 4-5 km, distanza che si può fare come allenamento, a quanto si può arrivare? O si deve guardare in base a cosa si sta preparando? No, Fabio, distanza minima sì, si può fare anche di 4 km. Distanza massima io faccio fare i bis anche sui lunghissimi. Anzi, c'è qualcuno che ha cominciato a fare i bis preparando la maratona, facendo i lunghi 30, 32, 36 km e non vuole tornare indietro. Non ci pensa nemmeno a ritornare a fare le altre forme di lunghissimi. Mi viene in mente un mio di Motta, in provincia di Milano, che cito volentieri perché stavo il primo, me l'ha fatto notare qualche anno fa, Antonio Friggi. Lui guai se gli rimetti a fare un lunghissimo anche progressivo. Lui quando fa il lunghissimo gli piace fare 4-1 o i 3-2 oppure 4-2, cosa vuol dire 4 lenti e 2 per esempio a ritmo maratona, oppure 4 lenti e 1 a ritmo maratona, dipende da quanto può fare. Oppure in alcuni casi, quando si fa 36 km, si può fare gli 8-1 oppure i 5-4, cosa vuol dire 5 lenti più 4 a ritmo maratona, oppure 9x4, 36, si fa 8 lenti e 1 a ritmo maratona, oppure a ritmo medio, capito? Oppure addirittura, ma per la maratona è più difficile, 1 al ritmo della velocità di riferimento. Ma nel lunghissimo è più difficile, nel lunghissimo si tende ad andare da un ritmo più lento, il ritmo maratona, a quello che è il ritmo maratona, che viene fuori un allenamento estremamente qualificante. Quando si fa questo tipo di allenamento, Fulvio, che cosa succede dentro il nostro organismo e dentro le nostre gambe? E questo dipende un po' dai tipi di velocità, grazie alla domanda che è bellissima Fabio, dipende un po' dalle velocità che si ottengono. Partendo dal lunghissimo, questo è un allenamento che serve per stimolare la famosa potenza lipidica. Cos'è la potenza lipidica? L'abbiamo detto credo qualche altra volta, è la capacità che ha l'organismo di correre più forte possibile utilizzando una miscela prevalentemente ricca di grassi. È chiaro che se io faccio la corsa lenta non alleno la potenza lipidica, alleno la capacità lipidica, cioè la capacità di correre per tanto tempo utilizzando grassi. Ma se io comincio a qualificare e comincio a fare un ritmo maratona, o meglio ancora un ritmo medio, e quindi andare a correre un po' più forte, e quindi utilizzare grassi, però in una situazione limite dove addirittura vado a utilizzare anche un po' di zuccheri, allora faccio un lavoro di potenza lipidica, perché
È chiaro che un lavoro di potenza libida mi serve, mi fa andare più forte dopo quando faccio la maratona. Ecco perché. Allora a quel punto lì posso fare il 4-1, ma meglio ancora se comincio, per esempio, posso fare anche un bis di 30 km 5-5, no? 5 lenti e 5 al ritmo maratona oppure 5 al ritmo medio. Se questo lo ripeto per 3 volte diventa un allenamento abbastanza impegnativo, ma anche estremamente utile. Questo facendo l'esempio della maratona. Se voglio scendere, posso fare un bis di 18 km, un classico bis che mi piace tanto fare a me, o meglio far fare, tanto lo faccio anch'io, poi sia chiaro, oppure 20 km per fare la mezza maratona. Fare la mezza maratona fai 4 km lenti e poi fai un 1000 al ritmo della velocità di riferimento. Questo diventa un bel allenamento in cui vai a stimolare la velocità di soglia anaerobica e quindi diventa un allenamento estremamente qualificante ai fini della mezza maratona, capito? Oppure un altro tipo di allenamento, sempre per la mezza maratona, potrebbe essere, per esempio, di 18 km, va bene, in cui dividi questi 18 km in frazioni di 6, no? Fai 3 lenti, 3 al ritmo maratona, 3 lenti, 3 al ritmo maratona, capito? Questo qui, 6 per 3, 18, diventa un allenamento. Invece un altro tipo di bis del quale vi voglio parlare, che se non mi passa di mente, è una specie di bis per cui fai, per esempio, mettiamo di farlo sui 10 km, in cui si fa 4 lenti, uno alla VR, va bene, i secondi 4 non si fanno più, per esempio, considerando che il lento si fa a 60 secondi più lento della VR, va bene, la velocità di riferimento, un 1000 alla velocità della VR, il secondo lento di 4 km si fa a 30 secondi più lento della VR, quindi quasi a un medio, però il 1000 veloce si fa alla velocità di riferimento, capito? E questo Mettiamo sia 4 km, il lento a 5, quando si fa il secondo lento si va a 4,30, ho capito Esatto, bene? il lento a 5 oppure si fa a 40 secondi, quindi diventano allenamenti molto qualificanti in cui si vanno ad allenare varie componenti, no? Dalla capacità aerobica alla potenza lipidica, bene, alla velocità di riferimento, quindi alla velocità di soglia. Quindi sono anche allenamenti piuttosto facili che possono fare tutti, chiaramente non un principiante, ma gente che è abituata a stare sulle gambe, sono tutti allenamenti che si possono fare tranquillamente. Questo tipo di allenamento, quante volte si deve fare? Mettiamo, diamoci un arco di tempo, un mese. Ma sai, io sono tipo di allenamento che inserisco praticamente settimanalmente, perché a seconda della modalità, no? Perché sono allenamenti che servono per qualificare il lento, perché sennò sempre sì, il lento va bene una volta a settimana, 2 volte a settimana, però sono allenamenti che servono per qualificarlo. Questi tipi di allenamenti, ossia il bis e anche il tris, possono addirittura andare a sostituire le prove ripetute. Era il lontano 2006 e io scrissi su Quando scrivevo su Correre nel 2006 un articolo che si chiamava Basta con le ripetute. Ecco, in Basta con le ripetute cosa voleva dire? Voleva dire semplicemente che ci si può allenare qualificando lo stesso gli allenamenti e quindi andando ad allenare le stesse caratteristiche o quasi che si allenano le proprie ripetute senza fare le ripetute. Perché? E qui entra l'aspetto psicologico. Cioè, ci sono delle persone che quando dici dove fare le ripetute, boh, si sentono male. E ci pensano. Non dormono la notte, questa non è una barzelletta, una cosa che succede. No, è chiaro. La gente sta male, no? E allora se gli dicevo, oh, guarda, andiamo a fare un tris o un bis, la gente la piglia con tranquillità, si fanno i suoi allenamenti, fanno i suoi cambi di ritmi e si allenano, capito? Chiaro. Per cui questo possa tranquillamente sostituire le prove ripetute, oppure possono, come ho detto, qualificare un allenamento lento. Si può fare tranquillamente sia il giorno prima anche gli allenamenti più intensi, tipo le ripetute, o anche il giorno dopo, o 2 giorni dopo, oppure il giorno prima un lunghissimo, capito? Per cui una volta a settimana è un tipo di allenamento
che si può fare tranquillamente, capito? Chiaro, Poi chiaro. il bis lo può fare, l'ho detto, dai 36 km, volendo 40 km, ai 6 km, capito? Per cui si può spiazzare, poi spaziare e inserirlo a seconda di quella che è la caratteristica della sua settimana. Se è una settimana di carico, lo può fare 12, 14 km, 10 km. Se è una settimana di scarico, lo fai 6 km. Chiaro, chiaro. Ok. Senti Fulvio, ovviamente fai riferimento a atleti che comunque devono avere un minimo di esperienza per fare queste cose qua. In questi anni è cambiata la situazione, cioè nel senso di dire, ci sono persone che magari vedi, dicevi prima, quelli che magari hanno timore per le ripetute, questo è il modo per fargli comunque fare la variazione. A quelli che ti dicono, ma a me mi piace fare sempre il lento, come riesci a convincerli a fare il bis? Non esistono quelli che piacciono sempre il letto. Meno male. Non esistono, esistono i principianti. Ai principianti glielo impongo io di fare il lento. Ci sono delle persone in cui io gli impongo di fare sempre il lento. La gente a fare le variazioni di ritmo si diverte di più. Guarda, fa fare il lento alle persone non è una cosa facile. Bisogna legarli davvero, perché la gente vuole sempre correre, la maggior parte delle persone vogliono sempre correre, non ti dico impiccati, ma quasi. Dire alla gente faccio un lento, no, questo qui è un modo possano fare, non ti dico subito principianti, principianti devono effettivamente fare il lento. Una volta però che riescano a correre per 4-5 volte un'ora di corsa possono continuare tranquillamente a inserire questi tipi di allenamento e sinceramente il bis è uno dei mezzi di allenamento che io consiglio proprio per qualificare l'allenamento. Chi legge tipi che corrono o andiamo a correre, lì trova delle tabelle di allenamento in cui effettivamente il primo approccio al cambio di velocità, alla qualificazione dell'allenamento viene fatto attraverso il bis e dopo attraverso il tris. Cos'è cambiato rispetto agli anni fa? Fabio, 30 anni fa la gente veniva, almeno si rivolgeva a noi, a me volevano andare forte, mi interessava soltanto andare forte. Oggi, come abbiamo detto anche l'altro giorno alla guardia Firenze, c'è sempre quelli che vogliono andare forte, ma c'è anche quelli che effettivamente vogliono un allenamento razionale che li faccia star bene, capito? Per cui l'esasperazione si faceva di certi tipi di allenamenti 30, 40 anni fa. Sono tanti anni, ora non è più, capito? Prima era normale mettere 2 settimane di allenamenti qualificanti all'interno di un allenamento. Oggi bis non si può, è qualificante, ma fino a un certo punto. La ripetuta è un allenamento qualificante. Il bis, diciamo, è una forma che maschera un po' la qualificazione dell'allenamento, però si resta sempre in dei range di intensità che sono sopportabili, che sono facilmente digeribili, o meglio, sono facilmente fattibili, non ti creano poi una stanchezza che dopo te la notte per 3 giorni non dormi, capito? È cambiato molto. Oggi c'è tanta gente che corre, però corre fortunatamente, grazie al cielo, con uno spirito diverso. Io, perché Chiaro. dico qui? Perché io cominciai a predicare questa storia nel 76. Guardate un po' quanti anni sono passati e continuo a predicarla, però la soddisfazione è che oggi vedo la gente che corre così tranquilla, ride, scherza, parla. Prima c'era tutta gente che, e te lo sa benissimo perché tu c'eri anche te in quegli anni, che ci dava dentro, che ci dava dentro a prescindere dalle sacche che ci avevano. Questo è bello, insomma, almeno per quanto mi riguarda, è Allora, molto bello. Fulvio, ok, e soprattutto a questo punto voi che ci state seguendo fate pure le domande a Fulvio e chiaramente raccontateci anche la vostra esperienza, magari come vi siete trovati o come vi trovate a fare questi tipi di allenamenti. Sì, Io intanto vedo tanti. la mezza del Mugello, Fulvio, domenica saremo proprio lì in occasione di questa gara che parte dalla Tanti alla zona di sede. San Pasquale. Siamo là e quindi ci saremo come Runners e Benessere, e zona che te conosci molto, ma molto bene.
Fulvio, a proposito, io aspetto qualche domanda, ma ricordo che scrivi ancora su Runners World e si trova tante cose anche sul tuo sito internet. Questo mese su Runners World che cosa è uscito? Questo mese cosa è uscito? Sinceramente non me lo ricordo. Ti posso dire che nel mese di giugno uscirà un articolo lunghissimo, spero anche sia bello, spero che piaccia. Comunque posso andare a vedere quello uscito di maggio, che è su vari modi di allenarsi in pista. Noi abbiamo fatto un tempo fa una trasmissione, ecco lì da quello ho scritto questo articolo molto lungo su cosa fare, sui vari tipi di allenamenti in pista, su chi anche sulle regole di stare in pista. Io sto facendo un'esperienza con un gruppo sportivo Zarno e tutti i martedì ci troviamo in pista. Effettivamente è molto bella perché sono un gruppetto di persone per cui tutte le volte facciamo qualcosa di diverso, però una delle cosa che mi ha fatto più piacere insegnare a loro è il regolamento della pista, come si sta in pista, perché in pista quando ci sono altri atleti, atleti veri, noi siamo dei podisti, ci sono delle regole di comportamento, no? Per cui uno può mettersi a girellare per tutte le corsie al ritmo di 8 km, di 7 km, no? Uno deve fare riscaldamento e defatigamento all'interno della pista, va bene, fa la sua prova in prima corsia, stando vicino possibile al cordolo perché ci sono altri podisti, altri atleti e quindi il rispetto di tutti gli altri. Queste, alcune delle regole che chiaramente sono scritte in questi articoli, che in pista si gira sempre in senso antiorario e non in senso orario, capito? Perché se no si potrebbe mettere in difficoltà alcune delle regole banali. Fondamentali, capito? Per cui niente, tutto lì. Ok, Fulvio, invece sul sito internet ci sono novità, stage e qualche altra cosa che magari ci vuoi raccontare. Poi andiamo a una domanda di una signora che si chiama, o signore, Fiorentissima. Prego, Benissimo, Fulvio, sito sì, internet. sul sito c'è praticamente tutto quello che facciamo, c'è la nostra attività, diciamo, di routine, no? Che sono programmi di allenamento, la tecnica di corsa, quello che noi chiamiamo il Running Start Pro, cioè uno viene da noi, fa esercizi di precorsa, poi facciamo la tecnica di corsa, la tecnica di corsa la facciamo anche proprio come singola seduta di allenamento, anzi vi posso dire, sono sempre più le persone che vengono da noi a fare soltanto la tecnica di corsa. Poi facciamo i test, che in genere il test di Conconi, stiamo ricominciando anche a fare il test del lattato, l'avevamo interrotto, ora questi giorni stiamo proprio ricominciando, l'abbiamo rifatto a un altro signore. Vi spiego chi è questo signore perché ne sentirete sicuramente parlare. A parte che era un cantante, si sta preparando per fare 7 maratone in 7 giorni in 7 continenti, quindi si è rivolto a me per essere seguito e quindi lui lo stiamo seguendo in modo un po' particolare. Questa gara ci sarà i primi del 2025, per esempio stiamo rifacendo appunto i test del lattato, poi vabbè facciamo le pliometrie, facciamo tutti gli esercizi e poi ci sono facciamo anche lezioni di personal trainer, sia in palestra sia all'aperto, accompagniamo la gente a correre. Allora, in attesa di qualche domanda, intanto vedo anche Valentina e tanti altri che si stanno collegando. Fiorentinissima dice: "Scusi, signor Massini, ma per quelli che camminano, cosa consigli? Possono fare anche loro il bis Come no? camminando?" Voglia. Sì. I mezzi di allenamento per chi cammina sono sostanzialmente gli stessi, di correre. Lo posso fare tranquillamente i bis, anzi, bene, facendo questi cambiamenti ritmici. Guardate che chi cammina a passo veloce non è che sia uno sforzo di poco conto, è un bell'impegno. Per cui può fare i bis, può fare i tris. Ti consiglio di camminare con le bacchette, perché le bacchette aiutano
molto, e soprattutto permettono di scaricare la schiena e di avere un atteggiamento di camminata migliore. Fra l'altro, tra di noi sta cominciando a collaborare con noi Niccolò Coppini, che è uno che di cammino se ne intende perché sta in nazionale di marcia, e quindi una delle cose che stiamo facendo è anche questo, insomma, di occuparsi anche di cammino. Per cui ecco, tranquillamente vai, vai pure, cammina, canta tutti i cambi di ritmo che tu vuoi. Allora, Valentina Runners, che conosciamo, l'abbiamo intervistata la scorsa settimana. Bravo Fulvio, è sempre un piacere ascoltarti. Invece Flamingo chiede: qual è l'allenamento migliore per bruciare grassi, dimagrire? Mangiare meno, mi verrebbe da fare una battuta, Fulvio. Mangiare bene è chiaro. Ci sono due tipi di allenamento per dimagrire. O uno fa tanti chilometri, però a un certo punto non ce la fa, oppure fa gli allenamenti, diciamo, di prove ripetute, no? L'HIIT, l'High Intensity Interval Training, sostanzialmente fa le prove ripetute, cioè deve stimolare questa EPOC, Excess Post Exercise Oxygen Consumption. Cosa vuol dire? Vuol dire quando uno fa i lavori a intensità alternata, che può essere medio-bassa, sostanzialmente medio-bassa oppure alta-bassa, va a creare un debito tossino, e l'organismo paga facendosi continuare a dimagrire, a utilizzare i grassi anche nella fase di recupero. E quindi paradossalmente uno se ne sta lì tranquillo in poltrona, ma sembra che quando il lavoro è molto intenso si riesca a dimagrire ancora per 48-72 ore addirittura. Veramente, se uno si allena una volta a settimana, ha voglia di fare l'HIIT o l'interval training o le prove ripetute corte, non succede a nulla. Uno crea continuità, e se quando uno torna all'allenamento, come giustamente dicevi te, caro Fabio, prima si mangia 250 grammi di spaghetti e beve mezza bottiglia di vino, allora c'è qualcosa che non va. Hai voglia di Oppure, fare bis, insomma, ecco. esatto, cosa voglia fare bis e risse? Quando parlo di bis e di risse, parlo di corsa o del cammino, al limite della bicicletta, ma non con la forchetta o con il bicchiere, capito? Questo volevo dire. Quindi ben vengano questi tipi di allenamento per dimagrire, chiaramente vanno fatti non tutti i giorni, perché sennò l'organismo, non pensiamo soltanto all'organismo organico, ma anche all'organismo articolazioni, tendini, muscoli, si arrabbia e dopo se la fa pagare. Quindi una volta a settimana, due volte a settimana, questi tipi di allenamento vanno bene per dimagrire. Quindi Flamingo, credo sia scritto così, dice anche, quindi anche un bis tirato può Sì, andare bene. bis e sì. Bis e tris vanno benissimo. Bis e tris, per chi si approccia a queste cose, vanno benissimo. Invece di fare Allora, un la nostra chilometro, amica fanno. Fiorentina dice che la marcia non ha niente a che vedere con la Sono camminata per perfettamente d'accordo con te, però questo ragazzo insegna anche a camminare. Ok, vediamo, basta provare, poi uno se si trova bene rimane, se non si trova male. Sono perfettamente d'accordo con te, cara Fiorentinissima, che la marcia è un'altra cosa. Io sono per il cammino. Io dietro per mettere la marcia non la posso proprio vedere, perché lì uno si affuria a correre, se uno non affuria cammina. Per cui la marcia, proprio con tutte le specialità dell'atletica che ci sono, è quella che mi piace meno di tutti, nonostante io sia notoriamente un appassionato di atletica. Per cui ben venga la Fiorentinissima che cammina, e marciatori sono una razza, tra virgolette, a parte. All'altro ci sono dei grandissimi campioni. Ho avuto modo di stare alla scorsa edizione della Maratona del Pianti con Stano, che è veramente una bellissima persona. Lo stesso ragazzo che lavora con me. Sono tutte persone molto brave, però capisco che per un amatore, per uno che gli piace stare all'aria aperta, mettersi a fare la marcia, non ci siamo. Per cui concordo. Va bene, ognuno diciamo così, poi deciderà che cosa fare e che non cosa fare. C'è qualche altra cosa, ritornando al bis, Fulvio, che ci siamo dimenticati di chiarire o di spiegare ai nostri amici che ci Vedo seguono? la Siamo quasi in Fiorentinissima chiusura. dice che la marcia fa peggiorare la schiena. Sì, effettivamente è vero. Sì, no, io credo diverse cose l'ho detto, che il bis si può fare, no? Io ho fatto l'esempio di 1000 metri, di 500 metri, ma si può fare anche, che ti posso dire,
Un bis si può fare se uno lo fa 12 km, fa 3.800 metri lenti e poi ci mette 200 metri tirati. Uno può spaziare, capito? Lo ripete per 3 volte Allora, nello spazio. Fulvio, siamo Fammi quasi in chiusura, scusate per la tosse, ma parlare un questo. attimo degli stage, Ah, perché scusami. la gente sta cominciando a iscriversi, anzi, cominciano a iscriversi. Primo lo faremo a Dubiao, per la Fortina Dubiao, dove ci sono tra l'altro non più tantissimi posti. Se vuole iscrivere alla Fortina Dubiao, lo può fare e sarà dal 31 di maggio, quindi fra un po', fino al 2 di giugno, cioè dopo la gara ci vedremo, faremo una chiacchierata e ci saluteremo. Poi andremo all'Isola d'Elba dal 30 giugno al 7 di luglio, poi tornare a Corvara 14-21 luglio e 21-28 luglio saremo a Dobbiavo, per poi tornare all'Elba 17-24 agosto e fare 24-31 agosto all'Elba. La domanda mi fanno molti: cosa si fa negli stage? La posso dire, Fabio, la dico questa Vai, volta? tranquillo, ma ci mancherebbe Nel altro. stage si fa di tutto, si fa dei test chiaramente di corsa, test di altro tipo, test dell'appoggio, eccetera, si fa ginnastica, si vedono tutti gli esercizi. Quest'anno in ogni stage ci sarà una parte molto importante legata alla respirazione, perché nel frattempo, visto che non c'è nulla da fare, mi sono specializzato sulla respirazione e quindi parleremo anche della respirazione. Tra un po' sarà anche un corso che faremo in ufficio. E poi andremo a correre in percorsi belli da tutte le parti che siamo. Faremo anche della vacanza tutti i giorni, ci sarà uno spazio dedicato alla vacanza e un giorno sarà soltanto dedicato a qualche escursione che la facciamo a seconda da dove siamo. Se siamo all'Isola d'Elba faremo un tipo di escursione, può essere una gita in barca piuttosto che una passeggiata in montagna. Anzi, vi posso dire che i programmi ultimamente sono un po' più concentrati la mattina per dare più spazio alla vacanza, che sono tutte che farò tutte proposte di vacanze organizzate. Cioè, che ti posso dire, se siamo all'Isola d'Elba si va a fare test la mattina, finiamo alle 11 o alle 10 e dopo andiamo, che ti posso dire, a Capo Enfola a fare un'escursione a Capo Enfola e dopo il pomeriggio, la sera verso le 6, quando è più fresco, ci mettiamo a fare ginnastica, tanto per fare un esempio. A Corvara può essere viceversa, così come a Dubiao. Insomma, cerchiamo di unire anche l'aspetto vacanza. Alle escursioni partecipano anche, chiaramente gratis, i familiari, gli accompagnatori, per cui se si dice di andare a fare una passeggiata a Corvara in un posto bello come nella Val di Funes, come probabilmente andremo quest'anno, ecco, se ci sono mogli, bambini, ben vengano, capito? Allora Così, Fulvio, ecco, tanto per capire un po' come funziona. sul sito internet trovano e sui vostri social ovviamente il tutto, quindi vacanze sportive, ma anche momenti per stare insieme e per Sì. conoscere il territorio e quindi dalla montagna all'Elba. E Fulvio, tre ci domande. sarà anche, scusa, per correttezza, ci sarà anche uno stage che farà Antonio a Reggio Calabria. Dimmi tu. Ok. Ci sono due o tre domande, sono Sì. arrivate in zona Cesarini, io ovviamente ti concedo qualche Sì, minuto in vabbè. più e ti chiedo di rispondere velocemente. Allora, Paola ci dice, io cammino molto volentieri ultimamente e mi serve per alternarlo alla corsa per ripartire dopo l'infortunio, va bene? Ottimo, va benissimo. Io la camminata è uno degli esercizi che dopo la maratona, dopo gli sforzi intensi, la camminata e la bicicletta consiglio di fare a tutti. Cioè, dopo uno ha fatto la maratona, è inutile si mette a correre il giorno dopo, escluso che non si sia a Boston piuttosto che a New York, in cui si va a fare del turismo, e allora la mattina lì si va a fare un giretto turistico in dei posti dove non si vede, ma se siamo in località che si conosce, camminare o andare in bicicletta è l'ideale dopo uno sforzo intenso, come può essere la maratona, o come nel caso di Paola, se c'è stato un infortunio.
Con quale alternanza consigli gli allenamenti incrociati, potenziamento muscolare o giorni di riposo? Immagino si riferisce al bis. No, se parla di allenamento muscolare, io credo si riferisca a un lavoro di palestra o comunque di esercizi a cardio naturale. Sì, scusami, ora Sì, ho riletto bene adesso, sì. la palestra va fatta magari non il giorno prima di fare le prove ripetute, ecco, questo sì, meglio il giorno dopo. Questo credo che voglia intendere il nostro amico. Se uno fa un allenamento intenso, come appunto prove ripetute, il giorno dopo bene se stia tranquillo, capito? E Chiaro. quindi il giorno dopo, ma anche il giorno prima, ecco. Damogli un po' fra le due, meglio il giorno dopo che non. L'ultima domanda, zio Eugenio, che conosciamo molto bene, volevo iniziare a fare i lenti solo respirando col il naso. Io non ci riuscirei. Buona Potrebbe andar fortuna. bene? Provaci. Ti fanno questa domanda. Provaci. Io ti dico provaci. In questo corso sulla respirazione, che fra l'altro ho già fatto a un ragazzo, è uno degli argomenti che trattiamo, il discorso naso. Dipende da che velocità vai. Da una certa velocità un po' non si riesce a respirare con il naso e basta. Se corri a ritmo molto lento, sì, questo sì, devi correre molto lento. Comunque la respirazione nasale è comunque un tipo di respirazione eccezionale, per cui io non la metto né in dubbio né in discussione. Comunque uno deve sapere cosa fa la respirazione nasale, che va piano, per cui inizia prima a camminare veloce, poi inizia a correre piano piano, adatta bene l'organismo. Ripeto che è un esercizio eccezionale, che serve tantissimo, però ci sono queste caratteristiche. Senti Prova, poi Fulvio. fammelo sapere, zio Eugenio, come ti trovi. Certo, senti Fulvio, intanto è Vedo 6 e arrivato. 30, vedo che scrive 6 e 30. Prova, ti conosco come il runner, non ti conosco così approfonditamente. Prova e poi faccio sapere. Martedì fammelo sapere. Intanto è arrivato Stefano, poi ci farai sapere mercoledì con Fulvio Massini com'è andata Gara. la tua gara di stasera. Fulvio, che cosa farai prossimo fine settimana? Prima volta settimana c'è un bellissimo impegno, venerdì e sabato mi hanno invitato a parlare a un congresso e quindi sono impegnato lì un po' a parlare un po', ma anche a ascoltare, che le relazioni sono molto interessanti. Domenica non escludo che mi farò vedere dalle vostre parti, ma in bicicletta, perché io voglio fare un giro in bicicletta e può darsi che venga a San Piero Assieve in bicicletta. Questo, oppure vado a correre, dipende un po' dal tempo. Questo è quello che sarà il mio fine. Siamo un fine settimana di studio, dai, fuori il domenica. Mercoledì prossimo con Stefano di cosa parlerete? Ma senti, sono un po' indeciso. In programma c'è, mi sembra, una trasmissione sullo stress, però non so se farò quella lì oppure se ritornerò a parlare di un mezzo allenamento e non se ne è mai parlato e che sarà fallato. Altro oggetto di uno dei prossimi articoli che farò su Runner's World. Ne parlerò con Stefano settimana e ve lo diremo settimana. Sarà uno di questi due argomenti. E E poi riparleremo la programmazione fino a un fondo. l'ultima domanda te la faccio non sul podismo, ma sull'atletica. Leonardo Fabbri, Firenze Marathon, ha fatto il miglior lancio nel getto del peso quest'anno, 2024, sfiorando il record italiano di Alessandro Andrei, che a quei tempi, e Viareggio molti anni fa, fu anche per un buon periodo il record del mondo. L'Atletica Azzurra torna a alto livello non solo con Tambay e Jacobs. Ma sì, c'è un bel po' di persone, ricordiamoci anche il campionato Campionato Crippa che ha fatto il europei Reode, dal 7 al 12 giugno a Roma. queste gare qui, ricordiamo Crippa anche ha fatto il Reode sulla maratona, perché comunque si sta parlando atletica comunque. No, c'è un bel gruppo, che stanno lavorando bene, c'è un bel, è una bella elevazione del livello tecnico. Anche di Jacobs, eccetera,
andare in America così come Torto, no? Si parla sempre di Marcel, ma quest'altro anche Torto, ho letto un po' di cose in questi giorni, e sta andando molto bene, ha fatto questa bellissima esperienza che vuole ripetere, e io sono convinto che agli europei di Roma, poi a Parigi, alle Olimpiadi, i nostri faranno bella figura. Lo stesso Tamberi, ma non, guardate anche ragazzi, questo gruppo di ragazzine terribili che stanno andando veramente forte, dalla Del Buono alla Batocletti, c'è un bel gruppetto di persone che stanno andando veramente bene. Per cui sono convinto che la nostra Fredia, non ci dimentichiamo il grande Fabbri, ci sarà il ritorno di Ceccarelli anche presto, perché l'ho visto muoversi in questi giorni al campo d'Atletica, per cui sono convinto che faremo bello. Mi ha fatto molto piacere vedere il suo record di Fabbri, perché quella volta a Viareggio, quando Andrei fece quel record, io c'ero, e rivedere ora questo ragazzo che si è avvicinato molto, mi ha fatto estremamente piacere, perché comunque l'Atletica nel sangue, anche se ci occupiamo di podismo, ce l'abbiamo sempre. Grazie Fulvio e ovviamente l'appuntamento è mercoledì prossimo con Fulvio Massini e Stefano Giovannetti. Buona Lo corsa, sai, buon Fabio, divertimento. ma io continuo a salutare sempre con il cuore, perché quando te non c'eri, una sera abbiamo parlato del concerto di Baglioni, lui parlava a tutto cuore, e anche noi le nostre trasmissioni le facciamo sempre a tutto cuore, che batte. Grazie davvero per quello che trasmetti a tutti voi e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito. Ci vediamo, o meglio, vi vedrete con Fulvio la prossima settimana, sempre mercoledì, sempre su Live Runners, Ciao a tutti. sempre alle 21:25, Ciao, ciao. 21:30, se vi piace più. Grazie Fulvio, Ciao. noi ci vediamo fra qualche Sì. giorno alla Eco Noi. Maratona dei Chianti perché possiamo dire, Fulvio, stiamo lavorando per voi. Sì, sicuramente lo possiamo dire, sì. Noi ci vedremo il 20 e poi li vedremo più avanti cosa andiamo a fare. Dai, il 20, Ne Fabio. stiamo combinando una delle nostre e comunque andiamo avanti. Ok. Grazie Fulvio, Vai. buonanotte a tutti Ciao a tutti. voi. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao.